Allora, visto che è andato male l'esperimento con l'elettromagnetico che ho fatto, mi trovo costretto a procedere con un altro esperimento, nella fattispecie con questo. Relè galvanometrico. Eccolo qua. L'attacco è quello delle valvole, un octal per la precisione. Questo praticamente rispecchia quello che fin dei conti c'era nei ricevitori coesori, che c'erano appunto o i relè poni oppure i relè galvanometrici. Il relè galvanometrico è simpatico perché è di fatto uno strumento. Vedete, c'è l'indice. E secondo dove giro, a destra e a sinistra ci sono due elettrodi ai lati. Non so se si riesce a vederli. Eccoli qua, li vedete? Adesso si vedono. Questi due elettrodi ai lati, e l'indice va a toccare quelli lì e chiude il contatto. Quindi è sensibilissimo. Adesso andiamo a provare se funziona con questo. Prima di tutto devo capire come funziona lui, che non è tanto chiaro. Ho collegato praticamente il. Ora vi faccio vedere. Come funziona. Vedete bene? Adesso guardate, attacco la corrente, vedete? Bene. Adesso lo vado a montare in serie al coesore. Allora, ho realizzato una basettina dove ci ho messo il zoccolo lo zoccolo octal, tutti i fili che escono, aspettiamo ancora per il cablaggio, un'altra provettina ci vuole. Ho rifatto praticamente lo stesso circuito di prima. Ecco qua. Secondo passaggio, bisogna trovare quali sono i contatti giusti e vedere se funzionano. Quindi ohmmetro sui contatti, ho provato questi due, che è uno scambio, praticamente il comune è quello che ho messo giallo, poi ci sono o di qua o di là, o questo o questo. Ho scoperto che questo, infatti, adesso tutti e due vi faccio vedere, galvanometro e ohmmetro. Ritorno, adesso passaggio successivo, sostituire l'ammetro con il decoesore. L'abbiamo fatto.